Carissimi soci Fadoi, carissimi internisti, finisce finalmente un anno vissuto pericolosamente, che avevamo temuto che non sarebbe mai finito. Un anno complicato per noi, per le nostre famiglie, per il nostro lavoro, per il Servizio Sanitario Nazionale, soprattutto per i tanti pazienti che abbiamo assistito. Gli operatori sanitari, medici e infermieri hanno pagato con migliaia di infetti e centinaia di morti un prezzo elevatissimo a questa pandemia virale. Anche nelle nostre famiglie abbiamo avuto tantissime perdite. La famiglia Fadoi, anche la nostra società scientifica, ha avuto due gravissimi lutti: la scomparsa di Nanni Mathieu, past president, e di Marco Grandi, consigliere onorario, due internisti di alto valore e molto prestigiosi, che piangiamo tutti quanti insieme, che abbiamo commemorato e ricorderemo con le nostre prossime iniziative. Abbiamo affrontato la crisi della pandemia nei nostri ospedali, abbiamo assistito centinaia di migliaia di pazienti. Come sappiamo tutti, oltre il 70% dei pazienti malati di Covid ricoverati in ospedale sono stati assistiti nelle medicine interne. Un ruolo e uno sforzo che all'inizio non era stato considerato pienamente e che con una campagna di stampa molto persistente e molto ben impostata dal nostro ufficio stampa con Luciano Fassari e Paolo Russo, due grandi giornalisti, due grandi professionisti, abbiamo portato alla conoscenza di tutto il paese il lavoro che noi facciamo quotidianamente. E tutti ormai finalmente parlano degli internisti e del loro ruolo, del nostro lavoro. Anche il Ministero della Salute e le regioni finalmente hanno capito che il ruolo centrale è quello della medicina interna e nelle delibere, nei decreti si parla chiaramente di coordinamento internistico del lavoro Covid e del coordinamento internistico dell'area medica e non più soltanto di lavoro specialistico. La Fadoi, con i suoi 3.000 iscritti, ha affrontato la crisi, la grande difficoltà di quest'anno, tutelando in primo luogo il lavoro di collaboratori e dipendenti della nostra società scientifica, ai quali abbiamo permesso di continuare a lavorare, di non perdere lo stipendio, di poter contribuire al lavoro della nostra società. Chiudiamo anche con un bilancio sano e un bilancio inattivo. Nonostante le difficoltà, Fadoi è una società sana economicamente e questo ci consente di guardare al futuro con grande ottimismo. Ora siamo in prima fila nella campagna vaccinale. I medici della Fadoi e gli infermieri dell'Animo al 100% hanno aderito e stanno aderendo alla campagna vaccinale. Molti sono già vaccinati, tutti ci vaccineremo e soltanto in questo momento in cui si discute di Novax, si discute anche di mancata consapevolezza e di mancata partecipazione alla campagna vaccinale, l'impegno degli infermieri e dei medici di medicina interna è veramente qualcosa di molto importante. Il comitato esecutivo della nostra società, il governo della Fadoi e il consiglio direttivo, composto dai presidenti delle Fadoi regionali, hanno lavorato tanto in sintonia, in amicizia, nonostante le difficoltà, la lontananza. Con i mezzi elettronici siamo riusciti comunque ad essere più vicini e più forti, a portare avanti il lavoro che dovevamo portare. Adesso comincia il 2021, nuovo anno, nuove sfide, solite difficoltà, solite complessità da affrontare, ma è questo il nostro lavoro, siamo gli specialisti della complessità, ma siamo anche molto ottimisti e siamo convinti che usciremo presto e nel modo migliore dal tunnel in cui ci ha portato la pandemia Covid-19. Nel 2021 avremo il nostro congresso nazionale che abbiamo programmato per settembre. Per dar tempo di organizzarci e di superare le criticità sanitarie del primo semestre dell'anno, auspicabilmente sarà in presenza a Rimini
E se non dovesse esserci la possibilità, lo rifaremo in modo telematico, smart, virtual, come abbiamo fatto quest'anno. Ma noi speriamo veramente, ci auguriamo di poter fare un congresso in presenza importante, con una bella partecipazione e avere la possibilità di rivederci nell'occasione del congresso nazionale, come abbiamo fatto per tanti anni e come vorremmo riprendere, ricominciare a fare. Spero davvero di rivedervi tutti di persona all'appuntamento di settembre al congresso nazionale. Spero veramente che ci sia la possibilità di uscire rapidamente da questo tunnel della malattia e di ricominciare a vivere una vita normale. Noi, ovviamente in primis i nostri pazienti, tutti i nostri collaboratori, le nostre famiglie, tutti i nostri amici. Vi auguro veramente di cuore, i migliori auguri per l'anno nuovo. A voi e alle vostre famiglie. A presto.